Il gameplay 25 in teoria, eh? Infatti. Allora, raga, sto rischiando grosso facendo questa terza live, eh? Allora, ciao a tutti, sono Kingsley Corporation. Ve lo dico già all'inizio, iscrivetevi al canale di Twitch, YouTube e seguitemi su Instagram come Kingsley Corporation. Sto rischiando grosso, parlo a bassa voce perché resta acceso. E si tratti di magia. Dobbiamo sganciare l'arpione.
Forza, dobbiamo andare. Tu hai visto? Non c'è tempo, guarda. Era questo il tuo piano? Siete tutti e due pazzi! Ce ne andiamo da qui. Ora. Basta che non ci ammazziamo facendolo. È qui che Odino raccolse tutti gli indizi sugli Otelai. Allora ragazzi, 5 minuti di pausa e arrivo.
Ragazzi, vi devo dire questa cosa assurda che ho letto. Allora, secondo Jason Schreier, non so come si dice, il progetto remake, ripeto, remake di The Last of Us sarebbe stato affidato a un piccolo team mai annunciato da Sony. In seguito Sony avrebbe affidato il progetto a Naughty Dog e smantellato il misterioso team. Cioè, può darsi che fanno un remake di The Last of Us. A Band Studio. Io sogno. Sto sognando. Io sogno. L'hanno tirato a pollie, però. T'immagini? Il principe Filippo è morto. Catrota, Principe Filippo, però Regina Elisabetta, mi dissocio. Allora, 5 minuti passati, vai, si inizia. Di Odino. Riconoscerei il suo pessimo gusto ovunque. Guardate là, il pannello mancante di Tyr. Odino l'avrà rubato. Ma perché? Odino avrà avuto le sue ragioni. Posso dare un'occhiata? Beh, questo è davvero molto insolito. Perché? Che significa? Non lo so proprio. E non è insolito? Testa. Beh, quello è evidentemente Tyr. Sembra in viaggio, forse un viaggio magico. Ma che c'entrano i giganti, tanto da dedicargli un pannello sacro? Temo che questo non sia molto chiaro. Che sono quelle rune agli angoli? Non sono rune, ma simboli di altre terre. Significano... Guerra. Già. Come mai? Quello lo conosco molto bene. No. I suoi occhi sono dei gioielli, come i tuoi. Senz'altro simboleggiano il dono della vista che i giganti ci concessero. Fammi vedere da vicino. Interessante. Molto interessante. E quello cos'è? Piani segreti, nascosti da Tyr poiché accessibili a lui solo e a pochi altri di cui i giganti si fidavano. E proprio sotto il naso di Odino. Oh, avevo promesso di condurvi a Jotunheim. Che vuoi dire, testa? Hai detto che non avevamo opzioni. Non capisci, fratello? Odino non perse le speranze e neanche noi dovremmo. Sapeva che qui c'era un indizio, ma siamo stati noi a trovarlo. Sono piani per la chiave di una sala che Tyr teneva segreta. Non so dove ci porterà o cosa troveremo, ma è un'opzione. Come la facciamo questa chiave? Suggerisco di chiedere a un nano. Quel simbolo sulla porta del tempio sono molte rune insieme. Pace, unità, speranza e anche altro. Lo stile di Tyr. Ha fatto lui questa porta. E io qui entrerei in modalità foto e fa. Fatto, eh.
Ragazzo, prima quello che hai visto. Io non ho visto niente. Non mi hai visto con qualcuno? Con un vecchio. Quale vecchio? Ce ne andiamo. Sì. Come vuoi. Lui ha visto, ha visto. Bene, torniamo a Midgard e vediamo di forgiare quella chiave. Dov'è quel nano? Baldur è figlio di Freya. Già! Mi sconvolge tutte le volte che lo sento, anche se lo so già. Ma quando penso a Baldur e Freya, io... Sì? Freya. Che ne pensi, fratello? Tessa, come posso ferire Baldur? Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Un attimo, che succede? Un incantesimo non può dire quello che sa. Cosa? Sì, certo, proprio così. Oh, e chissà da quanto tempo. Magari fin da quando lei controlla la mia testa o da quando ho capito come ferire Baldur. Mimir! Sì? Tu hai capito come ferire Baldur? Davvero? Ma Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Basta così. Un modo c'è. Se ci darà altri problemi, lo scopriremo noi. Puoi forgiarla? È forse un'arma? O un'armatura? O magari uno strumento di guerra di cui io sono mastro forgiatore? No? Allora scordatela! Anche se io volessi creare quell'insignificante oggetto, danneggerei i miei attrezzi con una cosa tanto delicata ed effeminata. Salda la strati. Si salda a strati con lo scapslap, a strati sottili, lavorati alternati. Va bene, sapientone. E dove penseresti di trovare un bel pezzo di scapslap? L'ultima volta che ne ho visto uno mi si induriva ancora nelle parti basse. Dai, non mi dire. È davvero... E dove l'hai? Ho dovuto sporcarmi le mani. Non startene lì impalato, su! Diamoci da fare! Come? E tu fabbricheresti qualcosa che non è un'arma? Ma al diavolo, perché no? Che c'è? Posso cambiare anch'io, no? Oh, attento all'asta. Tieni sciolto il polso. No, tu tieni sciolto il polso. Ehi, mi serve più calore qui. Arriva. Pensi di temperarla più a lungo? Non ce n'è bisogno. L'ho immersa per 3 volte nell'olio di Trogger. Vedi? Che inventiva. E che pulizia. Che castorino ingegnoso. Non è mai tardi per imparare un trucco, eh? No, infatti. Ecco. Eccola qui. No! Non scordare questo! Tu smettila di sorridere. Mi stai dando sui nervi. È solo che è bello vedervi insieme. Ma la runa del vostro marchio è diversa. È il prezzo di... riforgiare qualcosa che si era rotto. Lo sapevo. Vi volete bene, voi due. Oh, smettila, principessina! Se continui, mi farai piangere. Mi piace il nuovo marchio. E a voi? Noi abbiamo una missione. No!
fratello abbiamo un nuovo progetto, ora che abbiamo fatto pace. Che cosa volete? Con la cota e il martello che avete recuperato, io e Brock possiamo forgiare la Devei Grafica, la leggendaria armatura nanica. Ci servono solo altri 3 ingredienti mitici per metterci all'opera. Che sono... Oh, l'armatura è una leggenda. I dettagli sono più oscuri del culo di un wolf. Volete che troviamo parte di una leggenda? Il vecchio Mozognir, il re nano, ne trova 2. Lo sanno anche i muri. Ma poi andò alla ricerca della terza. Svanì. Forse troverete qualche indizio alla sua roccaforte a Kongsgard. E guardate un po'. Una pietra d'accesso di Kongsgard. C'è il vostro nome. Che caso! La roccaforte è a nord-ovest di qui, dietro la torre di Svartalfheim. Una grande struttura di pietra, un'atmosfera spettrale. La riconoscerete. I fratelli Uldra di nuovo in azione. Non vedo l'ora di cominciare. Mi venisse un colpo se mi aspettavo di rimettermi a fare roba con te. Ma mi piace. Soprattutto per questo. Mi ero abituato a lavorare da solo ormai. Mi ero quasi scordato quanto fossero utili un paio di mani in più. Non ricordavo quanto fosse facile fondere metallo se un altro controlla la temperatura. Per il piccolo, fate i bravi! Altro che posso fare per voi? No, sono contento che avete fatto pace. Ah, beh, potrei dirti la stessa cosa. Ah. Forse ero diventato un po' arrogante. Gli hai detto quello che doveva sentire, per me è così. Anche per me. Scusa per aver parlato in quel modo, Sindri. Mi perdoni. L'ho già fatta. Come hai detto tu? Abbiamo fatto pace. Ora, torno al lavoro prima di diventare emotivo. Ok. Allora, se andiamo a Mosca. Signori, state messi in mezzo. Se io vado a Muspelheim. Oh, giusto. Ora che abbiamo la chiave, possiamo aprire quella grossa porta quando vogliamo. Quello è più un vezzeggiativo. Vuol dire cara. Così Odino chiamava Freya dopo il matrimonio. Un gesto affettuoso, inizialmente. Poi, quando le cose si sono guastate, è diventato un modo per manipolare la verità. Odino non voleva che a Freya, una dea Vanir, fosse riconosciuto alcun merito ad Asgard. Ogni suo successo veniva attribuito a Freya. Come essere la madre di Balor. Esatto. Ma era Freya la madre di Balor.
dovevi litigare con tuo fratello. Solo perché con gli anni è diventato un po' meno fastidioso, non vuol dire che io non abbia dei miei clienti da soddisfare. Ah sì? E chi sono? Ma voi siete tornati, no? In effetti. Signore, oggi prenderemo colpo del meteorite. Ma chi se ne frega? Riprendiamo da dove ci siamo interrotti. Perché Odino vuole assolutamente entrare a Yotam? È convinto che i giganti abbiano la chiave per cambiare il suo destino durante il Ragnarok. In fondo sono i più vecchi nemici degli Aesir e durante l'Apocalisse è il loro esercito che lo sconfigge. Ma soprattutto lui brama le loro profezie. Vuole conoscere ciò che essi conoscono e vedere ciò che essi vedono. Si sarebbero potute evitare tante sofferenze se la sua curiosità fosse stata pari alla sua saggezza. Cosa vuoi dire? Ricordatemi di spiegarvi perché lo chiamano il Signore degli Impiccati. Sono pronto. La porta è chiusa. Ragazzo, preparati. Un'altra porta aperta.
Perché Odino è il signore degli impiccati? Si riferisce a un piccolo esempio della sete di sapere di Odino, di quando è stato morto per 9 giorni. Si impiccò a un ramo di Yggdrasil, si conficcò una lancia nel fianco e sanguinò nel pozzo del destino. Poi vagò per i regni dei morti e depredò l'albero del mondo dei suoi segreti, finché a ragione non si stancarono di lui e lo rispedirono tra i vivi. Avevo detto che era buonista, no? Facciamo veloce questa sfida, dai. Stai pronto? Sì. Attenzione! Occhio! Yeah.
passaggio. Cosa che non capisco. Odino vuole prevenire il Ragnarok, ma il serpente c'è già stato e l'ha già visto, quindi non ha già fallito. Il destino è ingannevole e Odino è abbastanza arrogante da pensare di poterlo sfruttare. Il destino è una menzogna degli dèi. Le profezie possono essere cancellate. Su questo, fratello, tu e il padre di tutti la pensate allo stesso modo. Sebbene non possa prevenire il Ragnarok, spera di saperne abbastanza per influenzarne l'esito. Poi ricordami di parlarti dei lupi. Arrivano. Ci sono. Signori, signore e signori, se continuiamo, dai, scaliamo almeno la montagna.
Se compensassimo questa temperatura con quella delle lime, sarebbe perfetta. E se Odino avesse le ali, sarebbe un drago. Ah? Vabbè. Veloce. Ah, signori. Recuperiamo domani con un'altra live. Ci vediamo domani mattina per fare la sfida per prendere il potere delle lame del caos, ovvero i colpi del meteorite. Tra l'altro, seguitemi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingsley Corporation. Pertanto, come ho detto, ci vediamo domani. Ciao, cari.